Venezia, a cui vanno i complimenti prima di tutto per un punto d'oro che potevano addirittura essere tre con quell'episodio del calcio di rigore. Partiamo da lì. L'arbitro ha visto così e purtroppo finita la partita non si può far altro che accettare la decisione dell'arbitro senza recriminare più di tanto. Noi a Foggia ne hanno dato uno molto meno evidente di questo sullo stile, ma molto meno evidente di questo, però accettiamo il risultato del campo, siamo contenti di questa prestazione e intanto portiamo a casa questo punto che per la classifica va bene, ma va bene soprattutto per il proseguo e per il morale. Arrivare qui senza Sirignano e Schetter, fare questa prestazione, portare a casa un punto contro una squadra che dovrebbe lottare per il terzo posto, in questo momento è terza in campionato, possiamo dire meglio l'Ischia o peggio la Juve Stabia, dove chi ha più meriti e più demeriti? Beh, come sempre le partite vanno viste e analizzate sotto tanti punti di vista. Io direi che oggi è stata una partita molto buona dell'Ischia e abbiamo sfruttato la superiorità al centro del campo, dove poi è stata un po' recuperata il secondo tempo con l'ingresso di Caserta, però diciamo che ecco, il nostro vantaggio l'abbiamo creato lì, vantaggio di prestazione numerico insomma, non vantaggio di risultato, e quindi avevamo un 3 contro 2 lì in mezzo che spesso si è rilevato importante, insomma abbiamo schermato molto bene Ripa e era questa la nostra partita. Poi una volta subito il gol abbiamo cercato di mettere più qualità con l'ingresso di Massimo e niente, anche dopo l'ingresso di Caserta comunque loro si erano un po' allungati, hanno perso un po' di coraggio e quindi questo ci ha un po' facilitato. La nota positiva è stata proprio che l'Ischia nel secondo tempo soprattutto ci ha creduto fino alla fine, addirittura ha creduto anche nella vittoria. Ecco, l'episodio di Foggia può essere solo un lontano ricordo. Sì, no, l'episodio di Foggia è una cosa bruttissima, voglio dire, Foggia e Pagani, poi a Pagani ci tenevo in particolar modo, preferivo perdere oggi e pareggiare a Pagani, anche perché io sono un tifoso della Juve Stabia, voglio dire, quindi ho tanti amici qui e una piazza a cui sono particolarmente affezionato, però abbiamo fatto due ottime prestazioni con Casertana e appunto Juve Stabia e dobbiamo essere felici di questo. Poi sapete meglio di me, il calcio è fatto di episodi, potevamo vincere, perdere, abbiamo pareggiato, va bene così. Ecco mister, un risultato su cui si nota soprattutto la sua mano, perché nell'intervallo ha scosso i suoi ragazzi e nel primo tempo si erano coperti benissimo ma ha creato poco. Poi sin dal primo minuto con Infantino, ma anche Armeno, insomma l'Ischia si è vista era tutt'altra cosa. Sì, sì, abbiamo spostato il baricentro 10-15 metri più avanti, stando in svantaggio, e quindi coperto gli spazi rischiando qualcosa in più, coperto gli spazi in maniera diversa. E quindi niente, è andata bene, ma delle volte va bene, delle volte va male, e i giudizi sono negativi. La prossima ci sarà la Lupa Roma, possiamo considerarla anche questo uno scontro importante per cercare un po' ecco, di evitare quest'ultimo posto, considerando che la Regina ecco, spinge e preme diciamo, un po' tutti quelli coinvolti nella lotta play-out. Sabato con la Lupa Roma credo che sia la partita del play-out per eccellenza, è come se abbiamo perso fuori casa e dobbiamo vincere per forza la partita in casa e quindi dobbiamo essere pronti a affrontarla con questa mentalità. Si può dire l'Ischia anche un po' il bello del calcio, perché i calciatori hanno dimostrato di lottare anche per il proprio tecnico in queste settimane? Sì, questa è la cosa più bella che mi è capitata da quando alleno, anche se anche a Crema era successo così, anche in altre piazze, anche a Cava, nonostante l'esonero i calciatori erano molto affezionati, però poi chi gestisce il calcio fa le proprie scelte in maniera che vuole. Okay. Grazie mille.